Mi piace voler bene alla gente. Che male c'è? La gente mi vuole bene. Sono proprio fortunato. Ho un bel lavoro, fra poco mi sposo. E forse realizzo anche il sogno della mia vita. Una barca a vela. Ma che ti importa quanto costa? Si vive una volta sola nella vita, no? A Serannibbio, attenzione, c'è una tipa amaranta. Stringi il più possibile, Virgilio. E adesso portaci dal leone. Sei troppo vicino. Allontanati dalla tipo prima della prossima uscita. Basso. Albatro a passero, c'ho sti due bestioni davanti, io non riesco più a vederla sta tipo. È davanti ai tir, ma non li superare, altrimenti ci beccano. È troppo tempo che gli stiamo dietro. Scusate! Fermati! Io? Scusate, ma che succede? Ma sta zitto! Fermi! Ma forza di cazzo! Ma che ho fatto? Entro e sta zitto! Ma che volete da me? Questa è la parte del maresciallo Corby! Parlami di Squarcio. Chi? Tu non c'entri niente, e lo sai. Ma gli altri non lo sanno. Tu chiedi di parteggiare, così esci subito. Manca il numero di targa della macchina nel verbale, ragazzi. Hai visto che te l'ho riportato? Ma sei sicuro che è pulita? È immacolata. Sai che te mi azzano povero strunzi. Capitano, io la targa l'ho trasmessa via radio, poi... Beh, adesso è inutile perdere tempo, tanto la targa è qui. Però cerchiamo di non sputtanarci con queste stupidaggini. Avvocato, io non ho mai vista la cocaina in vita mia. No, io non ci resto qua. Se lei continua a dichiararsi innocente, peggiora le cose. La mia è una famiglia per bene. Io sono una persona per bene, signor giudice. Dica al suo cliente di moderare i toni. Qui non siamo al mercato. Se ci racconti qualcosa, magari le ritroviamo. Ma allora questo Baroni, da dove è uscito fuori? Da un'auto identica che passava in quel momento. Noi stavamo dietro al leone e invece abbiamo preso un topolino. Lei è sempre convinto, con ragionevole certezza, di aver visto l'imputato salire su quella tipo amaranto? Guarda che il criminale non sono io, Erika, è Facci. Io non sono uno spacciatore, papà. Io non lo so che cosa facevi tu quando uscivi di casa. Io non ho fatto niente, papà. Avvocato, che facciamo adesso? Che fa? Non mi risponde, avvocato? Signor Presidente, avete preso la persona sbagliata. Io non sento niente. 18 anni sono tanti, Daniele. Cerca di patteggiare e esci da questo inferno. Mettere sotto inchiesta un ufficiale dei carabinieri è una cosa delicata. Questo appello ti costerà un occhio della testa. Qualcosa mi inventerò. Ma chi fa? Te la mia? Sono ripensato a vedere se muoio piccolo loro. Io voglio un figlio da te. Ma come lo facciamo un figlio, Cristiana, per posta? Non patteggia più. Ci ho ripensato. Ragazzi, non si possono sbagliare due volte di seguito, lo capite? A 15 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Mi dispiace, Baroni, abbiamo fatto il possibile. Potevano togliermi tutto, ma non i miei desideri. Vi divertite solo a distruggere la vita della gente. Quindi mi dica, quel numero di targa l'ha scritto prima o dopo? Sono 3 anni che marcisco lì dentro. Me ne devo fare ancora 12.